chi è che mi spia? Ma alla fine glielo fa per bene, perché me lo voglio far per bene. Essence è un disco per pianoforte solo, in cui ritorno all'essenza appunto delle mie composizioni. 16 piccoli brani minimali, 16 piccoli mondi da scoprire in cui perdersi. Sicuramente questa volta fondamentale è stato l'incontro con Gian Gastone Checcacci, finissimo accordatore, rivenditore di pianoforti. Nel suo meraviglioso laboratorio vicino Siena ho potuto scegliere tra tantissimi pianoforti un meraviglioso Steinway Gran Coda che ha reso questo mio lavoro ancora più prezioso. Ottava quinta, che te quando arrivavi all'ultima, che era Relà, sì, no, no, ma con la matricola si risale all'anno. Quello invece è del 1923. Sì, siamo quasi lì. È 93-94 anni. No. Quanto me e lei messi insieme. Eh sì, ma io, colpa mia però. No? Ci sono brani del passato e inediti, ma anche i brani del passato sembrano suonare diversamente ed acquistano una nuova luce. Che fra virgolette simpatizzi le corde ma non elabori a sua volta. La voce elettronica, cioè sono le battere che risuonano. Io utilizzerei questo. Questo è perfetto. Questo a me mi calma. Questo è perfetto. Cioè qui ci sento che cacci, se sento questo riconosco quello là, però forte segue. Marco, oh, qui è il posto perfetto. Questo è il bassino, voglio l'altro. Tanto è video, è inutile che tu sta fermo. Muoviti, sorridi. Allora, dicevo, io lo metterei un pochino appena più sulla sinistra occhio e un pochino più basso. Deve essere proprio delicato. Giovanni, dicevo, meno lo definisci, poi dopo un editing hai meno possibilità. Tu faccio la foto così, poi dopo si riguarda. Ma non puoi toglierti le posizioni che ho, no? No, perché devo ascoltare. Col corpo. Questa è la prima. Firmando. Te bisognerebbe tu abbassassi questo e questo contemporaneamente. Ma questo come lo voglio? Altro lo voglio uguale a questo. Magari se vuoi anche all'interno della stessa registrazione puoi spostarli un po', magari li chiami 1, 2, 3. Con questo lavoro continuo ad esplorare il mio sentiero, ma in maniera assolutamente nuda e semplice.
Decisiva è stata la fase di microfonatura e di mixaggio, in cui Giuseppe Scali e Marco Cardone hanno realmente disegnato un suono bellissimo, che è il più bel suono di pianoforte che credo io abbia mai avuto. Sistema del vecchio, molto bene. Sei un balordo, tu sei. Questo c'è qualche brano, dovrei andarlo a ricercare preciso quello che però alcune prima sono abbastanza. Alza troppo su 20, non alza troppo, poi alza su. È come se tu prendi un rumore rosa e dal rumore rosa, per sottrazione, ti fai il disegno del suono che vuoi. Ecco, noi l'abbiamo proprio disegnato veramente, cioè è venuto fuori un suono che l'abbiamo disegnato noi su un'ampiezza di suono registrato, acquisito, incredibilmente ampio, che da quanto era ampio non aveva identità. Proprio perché una volta era fantastico. Sì, per una volta. Ma già era. Guarda, io sono stato, ho risentito delle registrazioni anche di stereo, cioè, ma quella lì per la fortuna c'era. Cioè. Exciter qui e poi tutti gli interi. Quindi un attimo su all'inizio quando c'è proprio il tu sai un pezzo dove ci sono molti bassi, Luca? In questo pezzo in particolare non ci senti un pochettino di come se fosse scollegato, io non te lo spiegare tecnicamente, però sento che i medi sono scollegati rispetto, non sono amalgamati. Spero davvero che possiate viaggiare su queste note così come ho fatto io, con tutta l'anima.